incline a dirtelo, sociopatica anche un po' romantica. Sono stanca di trovarmi ad essere diversa per il quieto vivere. Adesso mi rompo, mi spezzo di colpo, non riesco più a parlare. E guardami, sorprendimi per una volta, dai, ascoltami. E guardami, riprenditi dritto negli occhi, dai, e guardami. Voglia di restare a vivere oltre il limite del tollerabile. Rocchi lucidi di pioggia, flebile d'amore sulle tue parole. Occhio rosso, hai preso freddo? Naturalmente no, naturalmente siamo Pieste Production Rock Up, siamo al Caffè dei Glicini nella serata, quarta serata a favore dei terremotati del centro Italia. E chi abbiamo alla mia destra? Chi abbiamo alla mia destra? Niente proprio di meno che Elisabetta Machiavello. Ciao. Buonasera a tutti. Che stasera mi ha detto che non canta. Non canta. Non canta. Però è qui per una cosa, è qui per parlare del suo CD. Sono qui per parlare anche del mio anche CD, del suo CD, soprattutto di uno spettacolo. Siete comodi? Mettetevi comodi perché ne avremo per due ore. Sì, vabbè, cercheremo di essere sintetici. Certamente, comunque. Sto sarò brava, sarò brava. Sarò brava, sarò breve. Sarò brava, sarò brava e breve. Breve. Brava, perfetto. Però non canti. E la cosa mi fa un po'. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Sai, sono quelle cose che. Però io volevo fare un discorso un pochino più approfondito su di te. Tu canti da perché, come è nata l'idea, perché volevo sapere un po' di più di, su di te, perché non è che so tantissimo, perché tu ti nascondi un po'. Mi nascondo lo un so, po'. Lo ma so. Ce l'hai quella mezza giornata, quella tutta la notte, sì, non so sì, se vuoi. Okay, se non mi spara il nostro amico Piero, no, Scioli, più che altro perché queste produzioni che ringraziamo e salutiamo, con la nostra amica Contessa Codognato che è la fotografa. Assolutamente sì. No, più che altro perché sono anziana, allora se ci devo raccontare. Le donne hanno sempre 30 anni. Sì, sì.
No, diciamo che vabbè, io nella musica sono partita molto piccola, quindi avevo 9 anni e ho suonato per tanti anni la tromba, tra l'altro. Però... sì, per circa 18 anni. E ho iniziato proprio appunto all'età di 9 anni. La musica l'ho sempre amata, poi ho intrapreso la strada del canto, che ho interrotto poi per un periodo, un po' di anni fa, per alcune delusioni, le solite delusioni che si hanno in questo ambiente, no? Una in particolare mi ha messo in una condizione un po' così, e allora ho appeso il microfono al chiodo. Il microfono al chiodo, cioè. Ma nel 2012 sono ripartita. E allora siamo qui a parlare di una serata che ci sarà al Teatro Govi. Il 14 di ottobre. Mi raccomando. Alle 21.30. Noi saremo presenti. Bravissimi. Grazie. E prego. Ci sarà un sacco di gente. Ci sarà un sacco di gente, perché sarò circondata da grandissimi nomi del panorama genovese, non solo, perché ci sarà Carlo Parola, ci sarà Vladimiro Zulo dei Trilli. Salutiamo, ciao Vladi. Ci sarà Gianluca Rando, che è un chitarrista messinese molto molto conosciuto, bravissimo, soprattutto al sud, molto bravo. Molto amico della nostra amica Raffaella Rocca. Esatto, esatto. E col quale ho collaborato quest'estate, insomma, ma non solo, insomma, con Carlo Parola condividiamo un'amicizia da circa 20 anni, quindi insomma un po' il mio mentore, io dico sempre, e poi musicisti che mi accompagnano, insomma, Fabrizio Cosmi alla chitarra, Francesco Olivieri al basso e contrabbasso, perché suonerà anche il contrabbasso, Massi Di Fraia alla batteria e Andrea Zanzotter al pianoforte. Se non capisco male, sì, ti occupi un po' di jazz, perché quando c'è, quando c'è il contrabbasso, 9 su 10 c'è jazz. Diciamo che io non faccio proprio jazz, parto da un chiaramente, appunto, non essendo proprio più ventenne, ho fatto un po' di tutto, come tutti, no? Qualcosa bene, qualcosa male, qualcosa molto male. E in questo spettacolo ci addentriamo un po' in vari generi, abbiamo sperimentato un po', c'è qualcosa di acustico, pop rock, anche rock, facciamo anche qualcosa degli SDC, come facciamo qualcosa di Olita Adams, e come faremo anche dei pezzi del mio primo CD, quindi qualche pezzo del mio primo CD. Che si intitola Sotto al cielo. Si può ancora trovare in giro? Sì. Si può trovare in digitale sicuramente, e lì appunto porteremo 2-3 pezzi di questo primo CD, e poi parleremo probabilmente anche del prossimo lavoro, di prossima uscita, del quale ancora non posso dire tantissimo. Posso solo dire che è un lavoro condiviso con Andrea Vassallini, nostro amico Andrea, esatto, che saluto. Ai tempi della foresta di Sherwood, ti ricordi, Andrea? Dove io feci una cosa pazzesca, sì, meglio non parlare. È su YouTube la cosa. È su YouTube, vabbè, fermiamoci. Sì, la possono vedere. La possono vedere, vabbè. Ma è stata veramente una cosa simpaticissima. Abbiamo fatto un pezzo di Eric Clapton da morire. Io, lui e un altro cantante che si vergognerà ancora adesso. Ma sono passati tanti anni. Tra l'altro Andrea, bravissimo cantante, tenore leggero, e ho diviso oltre questo album con lui, tecnico. Oltre che un grande tecnico del suono, poi vabbè, grandissimo tecnico video, si occuperà in questo spettacolo del 14 d'ottobre delle riprese video, faranno delle riprese con un regista importante, insomma, sempre del panorama genovese, che è Alessandro Zunino, e sono tutti i miei amici, quindi io sono felice perché sarò circondata da grandi artisti, ma da grandi amici anche. Ma dimmi un po' una cosa, Elisabetta, ma i pezzi te li scrivi tu, ti danno una mano, tu fai solo l'interprete oppure ci metti del tuo? Allora, in questi dischi, sia il primo che il secondo, che sono scritti interamente da Andrea Vassallini, sia come musica che come testo, ho fatto l'interprete. E potrei dire che ho avuto l'onore di fare l'interprete di pezzi di Andrea Vassallini. Io scrivo anche, quindi prossimamente qualche cosa accadrà. Ma io volevo sapere una cosa, perché questa sera non ci hai portato uno dei tuoi CD? Perché io l'avrei ascoltato molto volentieri, me lo sarei messo nella mia collezione di tutti i musicisti e ho artisti che interpreto. Ma siccome sei Masena, siamo un po' spilotti. No. Anzi, io ti ringrazio tanto innanzitutto per questa intervista. E poi ti dico anche che sarò onorata di regalartelo, e tanto il 14 d'ottobre ci vediamo. Certo. Io non porto mai in giro perché sono un po' timidina, sono un po' da questo punto di vista. Sono così, entro sempre in punta di piedi nelle situazioni, allora... non è male, anche perché tutto sommato ce ne sono già tanti che spaccano, rompono, sì, poi però sì. Rompono veramente.
col vento, un equilibrio instabile dettato dal tempo, cadere sul cemento, distesa per mesi in una stanza anonima. Quando credo cedo no, e i colori sfumano, ma so che in fondo è semplice ritornare a vivere, sento gli altri piangere e mi sento fragile. Lacrime per l'alba, lacrime per me. Attingo alla riserva che il tempo ha qui per me. Mi adagiano vicino una bambola cucita e poi sussurrano dall'alto che lei sarà mia amica. La nebbia si dirada, svanisce, sono in erbe, mi sveglio un po' più grande. In viso e nelle forme, ogni giorno levi tu sulla pelle ruvida, quando credo cedo no, e i colori sfumano. Per l'alba, lacrime per me, attingo alla riserva che il tempo ha qui per me. Adesso sono sveglia, matura, ma un po' resta quel buio tra le mura, da sorveglia da vista, scoprirà denti stretti che non ci sono affetti, ma solo le figure più intime lo senti. Naturalmente non lo fai di professione o lo fai di professione? È diventata una mezza professione. In realtà io sono, perché ormai mi prende molto spazio della mia vita, in realtà io faccio un altro mestiere, ho un'attività abbastanza importante, perché devo dirlo, cosa faccio? Ci mancherebbe, devo dirlo, certo, no, non va niente a dire. Rapini le banche, apri i negozi col piede di porto. Quando ti dirò cosa faccio dirai di sì. Faccio l'agente assicurativo, quindi ho la mia agenzia generale, quindi insomma diciamo l'attività primaria è quella. Se il nostro amico Piero Scioni non si arrabbia, possiamo anche dire il nome, dov'è? Beh, tanto sono a Chiavari, sono fuori territorio, sono a Chiavari, a Sesti Levante, insieme lo nomino al mio socio Alessio Longo, che insomma è giusto nominare. Ma perché nominare. Ti dirò di più, le nostre produzioni vanno anche su Telerappallo, probabilmente. Bene, allora mi verranno a trovare. Salutiamo il nostro amico Davide Riccò, che ci segue sempre molto professionalmente. Beh, l'assicuratrice, anche l'assicurazione hanno un'anima, vero? Sì. Hanno un'anima, certo. Davvero? Poi io faccio formazione, insomma faccio tante cose all'interno delle quali riesco a ritrovarmi. Quindi mi diverto molto, devo dire, in questo lavoro. Più a fare la cantante o a fare l'assicuratrice? Beh, nella mia anima c'è la musica, quindi questo è. Però, come tu ben sai, la vita, insomma, bisogna portare anche un po' la pagnotta a casa e poi semplicemente a un certo punto della mia vita ho fatto una scelta, anche dovuta
alle cose che ti ho raccontato poco fa. Ascolta Elisabetta, una cosa così, una mia curiosità. Chiaramente fare musicista in Italia oramai è diventato quasi proibitivo, farlo di professione, noi ne intervistiamo tanti tutti i giorni e tutti dicono la stessa cosa, è durissima, in questa città i locali sono sempre meno, le possibilità di cantare sono sempre meno. Giustissimo. Un tuo pensiero, un tuo toccasana per cercare di fare così invece di fare così, ce l'hai? Ma guarda, io ho un'idea precisa che mi renderà probabilmente poco popolare. No, però tu devi dire quello che pensi. Io ritengo che siano in primis sicuramente le istituzioni che non aiutano, non agevolano. Completamente d'accordo con te. Lo dico anche, apro una piccolissima polemica, giuro che la chiuderò immediatamente, ma io sono una persona che ha cercato anche di organizzare delle manifestazioni di beneficenza. Me le sono sempre dovute pagare tutte. Dall'inizio alla fine. Bravo. Pagando anche chi ha partecipato, perché in alcuni casi alcuni professionisti vanno pagati, è difficilissimo. Che non è giusto però, perché non è giusto, se vieni per beneficenza dovresti accontentarti, certo, di un piatto, certo, di pasta. Però come sai, magari c'è il tecnico del suono, c'è quello che magari, insomma, voglio dire, c'è il cameraman, il cameraman che non fa mai niente il gratis, il cameraman qua adesso, poi chissà il conto che mi presenteranno. Però a parte gli scherzi, dico questo, quindi dico, le istituzioni sicuramente non aiutano, anche i cittadini però aiutano poco, certo. Perché molto spesso, ma io mi sono trovata anche recentemente, io non faccio tantissime cose, però le poche che faccio, insomma, sarebbe carino, no? Trovare magari uno scenario che ti circonda positivo e invece ti ritrovi con quello che dalla finestra urla e dice basta musica, no? Cioè, guarda, non è simpatico, credo, soprattutto per dei professionisti. Assolutamente, in questa cosa qua sono d'accordo con te, anche perché domenica, se devo dire la verità, ce n'è capitata proprio una. Allora, domenica mattina a Sestri, dove siamo adesso, c'era la Gentleman Distinguished per tutti vestiti all'inglese, motociclisti Triumph, e c'era anche la contessa Codognato, che salutiamo, che sarebbe la nostra fotografa, e ci sono, per la ricerca sul cancro alla prostata, tipicamente maschile, e ci sono state delle persone che si sono lamentate anche su Facebook, perché oggi si vive solo su Facebook, sì, dicendo ma beh, no, il fumo, c'era rumore, non sentivo il telegiornale, ma cioè, ragazzi, stiamo facendo in una città che è morta, e penso che tutti siano d'accordo con me, assolutamente sì, non moribonda, morta due volte, sì, ma morta. Sì, sì, sì. Qualcuno, tipo lei, tipo me, tipo tanti altri, il nostro amico Piero, le contessa, tanti altri musicisti che non sto qui a citare, e amici che decidono di fare qualcosa, di mettersi in discussione, di fare qualcosa per la città e per tante situazioni che si vengono a creare, Gigi Ghirotti, anziché i terremotati, anziché i bambini, anziché le persone anziane. E ci sono dall'altra parte persone che ti mettono il bastone tra le ruote, ti rompono le scatole, sei a mezzogiorno, hai la musica un po' più alta in una piazza, ti senti dire velina, lo vado a finire, cioè, ma dove vogliamo andare? Sì, sì. Poi vogliamo aumentare il prodotto interno lordo, diventa difficile in questo modo, no? Così facciamo anche il discorso di economia, uniamo, certo, tutto, perché qui ma perché Carlo, poi quello che scappa da ridere è che poi ti senti dire ma Genova non fanno mai niente, non fanno mai niente, ma quando fanno qualcosa rompete le balle, scusate per le balle, mi è scappato, vedi delle cose, come diceva Grillo, che voi umani non potete capire, certo, no? Vedi, certo, delle cose pazzesche, no? E poi più che altro anche bisognerebbe anche un po' ricordare, io lo dico soprattutto per chi collabora con me, sono tutti professionisti, certo, a 360 gradi, bisognerebbe ricordare che il musicista, per fare il musicista si studia. Brava. E non si smette mai. Brava. Di studiare. È un'attività che non va avanti sempre con grande sacrificio, se si vuole fare le cose come si deve. Certo, anche perché ora io non è che tutti sei attirata all'antipatia di certe persone, mi tiro l'antipatia di certe altre, ci sono dei musicisti che hanno... Non verranno a vedermi te. Sì, ci siamo capiti, Piero? Sì. E giustamente non possono venire a suonare per... Bisogna pagarli, perché la gente non fa niente. Ora, l'evento per il terremotato, l'evento, come dicevo prima, certo, per questo, certo, per quello ci sta. Però non puoi pretendere di far venire certe persone a un certo livello e dargli... Perché anche il cameraman mangia, anche l'intervistatore mangia, anche il cantante mangia, anche il fotografo mangia. E perciò non puoi beccare tutto te. Bisogna anche rendersi conto che gli altri mangiano come noi, hanno la famiglia come noi, hanno le bollette come noi, è vero o no? E il musicista investe, perché gli strumenti di livello costano migliaia di euro, quindi non costano 200-300 euro, perché diciamo che questo è un po'
cultura generale, no? Nel senso. Ora, per carità, adesso mi sono attirata le antipatie di tutti, non verrà nessuno. Siamo al COVID. Sulle palle a tutti. Basta, abbiamo rovinato tutto. Elisabetta, però non. Però io amo la gente e sono sicura che tante persone capiranno. Ma noi diciamo quello che pensiamo, sono convinto che il 14 di ottobre al teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto ci sarà il sold out. Siamo convinti? Per non ci, e allora ci crediamo. Per non citare una persona che dice sempre sold out, che poi vabbè, fermiamoci qua. Sì. Sicuramente ci sarà un sacco di gente. Vogliamo ricordare chi c'è? Tu, Vladimiro. Sono Giulio, io, Vladimiro Zullo dei Trilli, Gianluca Rando, Carlo Parola. I musicisti li cito, abbi pazienza, ti rubo ancora un attimo. Tutti. Che sono Andrea Zanzotter al piano, Fabrizio Cosmi alla chitarra, acustica, elettrica, insomma anche lui è fantastico, bravissimo. Francesco Trincia Olivieri, basso e contrabbasso, Massi Di Fraia alla batteria e ai cori avremo. Io no. Devi Altrinelli, tu no, non vieni, però tu ci sarai. Okay. Devi Altrinelli e Roberta Ballini, mia grandissima amica, che ritrovo Roberta, dopo tanto ciao. Tempo e la ringrazio tantissimo. Amica. Massimo Ventura, assistente di palco. Così li abbiamo nominati tutti, io li adoro. Anche sono tanto grata a tutti quanti. Certo, bisogna anche dire una cosa, il teatro Gilberto e Rina Govi, forse è uno dei teatri che non me ne voglia nessuno, che si dà più da fare con la mia amica Caterina Angeli, che fa veramente il massimo del mondo, il direttore, tutti quelli che si danno da fare per il Govi. Certo, mi sento dire a volte, ma è un po' fuori mano. E ho capito, ma dall'altra parte dov'è l'alternativa? Non c'è, perciò non sarà c'è. Meglio venire Govi, sì, poi devo dire che ho trovato anche un'accoglienza al Govi. Poi tra l'altro il tecnico del suono è Ricky Pelle, un grande amico, che Ricky, è fantastico. Torna a suonare Ricky, che sei un grande chitarrista. No, che torni a suonare per carità, ma che resti anche a fare quello che fa, che lo fa benissimo. Io ho già avuto esperienze con lui, ci siamo sempre trovati molto bene. Però adesso io volevo chiederti una cosa, poi ci salutiamo. Certo. Il 14 ok, però di qui al 14 tu non fai più niente? Non ti sentiamo da nessuna parte? Allora, da qui al 14 no, perché questo spettacolo quando lo vedrai, quando faccio la doccia magari canto un po', in macchina provo, ma ci saranno sorprese successive, perché appunto c'è abbiamo questo progetto di prossima uscita e stiamo cercando di costruire anche un progetto in acustico appunto con Fabrizio Cosmi e Francesco Olivieri, contrabbasso, chitarra eccetera. Ci saranno sorprese dopo questo spettacolo. Perfetto. Però adesso tu mi devi fare una promessa. Sì. Stasera fai un pezzo. Ci sono le telecamere, non puoi dire no. Sì. C'è la telecamere. Non posso dire di no. Canterò. Una cover, con quello grande che ti pare. Sicuramente una cover. Uno show di lingua, unci dunci dinci, meri per inci, meri quarinci. Se qualcuno mi accompagna volentieri. Ti accompagno volentieri io. Va bene. Per PS Produzioni, Rock Up, Caro Barbero, Elisabetta Machiavello, ringraziamo Piero Scioni, ringraziamo la Contessa Codognato, alle prossime, ciao, mi raccomando, ciao. 14 ottobre, Teatro Rina Govi, Elisabetta Machiavello e tutti quelli che ha detto, ciao, ciao. Non ciao, ciao. Mancate, chi perde e che non viene ha sempre torto, ciao. Se no abbiamo anche Raffaella Rocca che fa finta di niente, guarda Facebook, però canta anche lei. No, non sta guardando Facebook, sta preparando. Se no, sai cosa facciamo? A lei alla bicicletta, la nave a bicicletta. Quella lì è fatta. Leggo grandi cose. Però posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Ma facciamo stai mania. Naturalmente nessuno mi considera. Tu parli. No, io parlo. No, no, io volevo dire che domani sera, Eli, vieni un attimo qua. Ah, ma Eli, no, Eli, io Eli, io mi sono lavorato. Manca Evi. Signora Elisabetta, non si venga qua vicino a me. Vorrei che tu. Evi, vieni anche tu, Evi. Vorrei si chiamare Raffaele? Sì, però ci sta bene. Riprendila un po', Piero, perché non vuole essere ripresa, guarda. Sei mica sotto mutuo, hai paura che ti becchino? Sì, ma quest'ora tanto non si va bene. Sa mai. Maresciallo, guardi che è sotto mutuo la signora Raffaella Rocca. No, volevo che tu dicessi domani sera dove siete, con chi siete, no? Tanto perché magari uno dice, ma sai, questo chi lo arriva, non conosco. Sentiamo un po' dove sei e con chi sei e con chi suonate domani sera a Parma. Ok, allora domani sera io e Max Lo Buono insieme, che è lui, o quello buono di Lo Max, chiamatelo un po' come volete, saremo in quel del campus di Parma in compagnia delle custodie cautelari, dove tra l'altro il batterista è Alex Polifrone, nonché lo stesso batterista di Andrea Cervetto nei Nuovi New Trolls, insomma cose di questo genere.
insieme a Maurizio Soglieri, Ricky Portera, Cesareo degli Elio e le storie tese, meraviglioso, e Giacomo Castellano, chitarrista di Piero Pelù, di Noemi, Raff e via dicendo, saremo appunto in, a Parma, al campus, saremo in 15 sul palco, perché Ettore Diliberto, leader delle custodie cautelari, è anche il produttore, è il nostro produttore di fiducia, quindi l'Etidim, la famosa etichetta di cui abbiamo parlato tante volte. E non mi inviti mai. Sei invitato già, siete invitati già tutti domani. Siete sempre da lontani, lontani. Ecco, allora bisogna fare qualcosa qua a Genova, certo, dove io ti porto tutti quanti, certo, te lo prometto. Niente, siamo lì, facciamo queste cose, cantiamo. Ed è molto bello. Grazie. Grazie anche a voi per questa serata. Eli, vieni. Grazie. A te. Santo Gerber, la improvvisiamo. Dai. Improvvisiamo, dai, aspetta. Io poi che prendo il testo così. Grazie mille, grazie. Grazie a tutti.